Brown the Rock, Join the Club, Bobo Boggio, Fratelli di Soledad. Good morning, bro. Buongiorno, buongiorno cari amici radioascoltatori. Questa è Radio Brown the Rocks e questa è, aspetta che lo facciamo dire da chi lo sa dire bene. Good morning, bra. Oh, esatto. Calimera, bra. Guten Morning, bra. Bonjour, bra. Bonjour, bra. Bonjour, chiamatela come volete. Questa è la trasmissione che tutte le mattine vi fa compagnia dalle 10 a mezzogiorno. Visto che noi siamo due esauriti maledetti, ci siamo inventati un altro giochino, ribattezzato giochino Sputtana Botti. È molto semplice. Vuoi illustrarlo tu, caro mio fortunato, che hai queste idee meravigliose? Sì, assolutamente. Ma prima facciamo sapere ai nostri amici radioascoltatori, bravo, ovviamente, come scriverci. 49 92 la hit dell'autunno. Già. 349. Mi ha chiamato Enrique Iglesias dicendomi se poteva fare una versione reggaeton. Gli ho detto: Enrique, cacci i soldi, cacci le pesetas. Quindi al 349-192-7726, il giochino di quest'oggi, che è nato ieri dalla mia intelligente mente malata. Mente malata, esatto, è questo. Iniziate una frase, scriveteci al 349-192-7726 scrivendo: Botti sembra irlandese, ma... E poi digitate, cliccate 10 volte sul correttore automatico, su quello, esatto, centrale, o scegliete voi se quello di sinistra, quello di destra o quello centrale. Giochino molto intelligente, hai fatto bene a ribadirlo perché alcuni non l'avevano capito. Sono arrivati dei messaggi di protesta perché sì, non siamo stati chiari nell'esplicare questo gioco. Però ne sono arrivati già tanti, ma prima andiamo con la musica, sì. Oggi c'è il mercato, è mercoledì 21 ottobre 2020, speriamo che sia un giorno bellissimo e visto che si parla anche un pochettino d'Irlanda, lo facciamo dire a degli irlandesi doc. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Touch me.
sono arrivati i messaggi al 3, 4, 9, 1, 2, 7. Senti, sì, eccolo, una eccolo. Pioggia messaggi. Di messaggi che devo leggerli io? Ah, beh, sei tu il valletto oggi. Allora, partiamo con il primo, il nostro Checco. Botti sembra irlandese, ma non è vero che il nostro scarsissimo utilizzo di un po' di stress e di un po' di stress di salute mentale. Sono più di 10, ma l'accettiamo perché accettiamo, è bella. Convalidiamo. Nicla, Botti sembra irlandese, ma non è vero che al momento non ci sono problemi. Esatto. Botti è il problema. Sì, però è uscito in inglese. Tra l'altro, Botti sembra irlandese, ma is the most important thing to remember about your business. Wow, ma è di Nicla? È di Nicla, sì. Sì, si vede che c'ha la tastiera in inglese. Esatto, può darsi. Grande. Vale, Botti sembra irlandese, ma non è che mi piace molto il tuo profilo. Questa ci sta. Andiamo avanti. Manu ci scrive: Botti sembra irlandese, ma non ho ancora ricevuto il messaggio, è stato letto il giorno dopo. Anche questa è grave, come cosa. Il mio misero telefono, ci scrive Carmen, non mi permette di cliccare 10 volte, ma Botti sembra irlandese. Cosa vuol dire? Che ne so io, c'è un telefono che dopo la terza volta dice ti fa così. Esatto, è forbidden. Botti sembra irlandese, ma nello specifico un setter irlandese. Sono un setter, va bene, andiamo avanti con ancora un paio, perché ce ne sono talmente tanti che sprecarli subito sarebbe veramente un peccato. Esatto, assolutamente. Ci scrive Fabio: Botti sembra irlandese, ma non mi ha fatto sapere nulla di quello che ha. Io sono veramente casuali, sono io me lo amo, in teoria meravigliosi, sì, dovrebbe. Meravigliosi. Grazie amici, continuate a scriverci al 349 192 7726, perché questo giochino fantastico inventato da Fortunato ormai è veramente non si fa. Sì, devo depositare il brevetto. Esatto, esatto, cioè non si parla d'altro in questa nostra splendida cittadina. Sì, primo argomento c'è il Covid e subito dopo c'è il nostro giochino. Ormai nella nostra ancora città questo Covid, dai, che non ce n'è, non ce n'è, Covid, non ce n'è. Allora, poi ce ne sia. Invece quest'oggi noi parliamo, io prendo spunto da un articolo, da un avvenimento che è accaduto già un paio di anni fa, però sta ancora andando avanti quella che è una vera e propria causa. Perché cosa succede? Succede che la texana Kelly Cristina, dirigente di un'assicurazione sanitaria, riceve un paio di anni fa su Instagram un messaggio da parte di Brad Pitt. Ah, l'uomo puzzolente. Sì, però uno degli uomini più belli del mondo, no? Meno male dopo che di noi, ovviamente. Meno male. Sì, no, che c'è sto pH acido che va a riequilibrare le sorti della natura, che è stata infausta con tanti e invece sorridente a lui. Esattamente. Perché? Perché allora praticamente riceve questo messaggio su Instagram in cui Brad Pitt le chiede di sposarla. Ah, mamma mia, che proposta! Ma le chiede anche $40,000. Per organizzare degli eventi. Ma Brad, scusa, con tutti i soldi che hai, mamma mia che straccione. E lei giustamente ci crede, perché a chi non è mai successo che venga chiesto di essere sposato da una celebrità? A me mi ha chiamato Silvio un giorno: vuoi partecipare a una festa? A una Uga Uga Dark, però mi devi dare 20,000 euro. Io ho detto: no Silvio, guarda, momento economico un po' così e non ce li ho proprio da darti cash. Niente, guarda, allora diteci innanzitutto se anche voi è mai capitata un'offerta di questo genere. Cosa succede? Che questa Kelly Cristina texana decide che, ovviamente, una volta che si rende conto, dopo un bel po' di tempo, di essere stata truffata, no? Sì, comunque deve avere un quoziente intellettivo elevatissimo. Cioè, questa Kelly cosa fa? Fa causa a Brad Pitt, ma quello vero. Il povero Brad Pitt dice: ma scusa, ma io cosa è questa scombinata che mi scrive? E comunque adesso i legali stanno andando avanti. Perché vi dico questo? Perché l'argomento di quest'oggi sono le truffe. Le truffe. La mia vita è già una truffa. Sì, tu sei una truffa. Esatto, sta truffa Botti vivente. Sembra irlandese, ma è una truffa ben organizzata dal governo ombra e dall'Ira. Esatto. Esattamente. Delle isole, sì. Andiamo con un po' di musica, ci facciamo un po' di assenzio, che così la mattinata parte bene. Blu Vertigo. Alcol, i discorsi, le moto degli altri, l'acqua calda, il fumo, l'arrosto.
capanna, i massaggi, la crisi, le associazioni, la suora, prete, gli sposi, la marijuana. Fanno bene, fanno male, sto bene, sto male. Fanno bene, fanno male, sto bene, sto male. Che non avete affatto. Fai una cosa, poi non sai più se ci credi poi tanto. Avere orologi sballati o non averne affatto. Se non sbaglio stamattina era 1904. Le sfide, le vacanze, lo stato, la soldi, mangiarsi le unghie, gli amici in borghesiti, sadomaso, l'erba, voglio il cibo giapponese, i dischi, capire, battiato, film d'orrore, le case chiuse. Fanno bene, fanno male, sto bene, sto male. Fanno bene, fanno male, sto bene, sto male. Speciali, la polizia, travestirsi, la censura, l'oppio, la religione, il lego, l'assenzio. Fanno bene, fanno male, sto bene, sto male. Assenzio, questo è il futuro sindaco di Milano, no? Almeno possibile, 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 papabile. Si è candidato, l'hanno candidato, sì, scappi, insomma, la capra, candidati. Esatto, Vittorio gli ha detto candidati e lui ha eseguito, ha accettato, adesso staremo a vedere. Hai detto candida? No, candida. Ah, ok, ho capito male. Allora, arrivano altri messaggi, in particolare ce n'è sempre uno inerente al nostro giochino, esatto, che recita così: Botti sembra irlandese, ma il problema è che non mi dà più fastidio guardarti. Si fa piacere, chi fosse è? Sentirti, sì. E Maria, che salutiamo. Ah, grazie, Maria, che Maria probabilmente venerdì mattina sarà qui con noi, bene, bene, a condurre, bene. Good morning, bra. Esatto, ci tengo a dirlo così, bene, good morning. Questo è l'accento del Kent, esatto, me lo ricordo, esatto. Allora andiamo avanti con i messaggi. Adesso ci scrive: Botti sembra irlandese, ma affinamento whisky, il nostro gelo, ci scrive, tipo un po' freddo. Attenzione, aspetta, devo fare. Sì, gelo, sì, devo parecchio farlo, freddo, devo farlo. Attenzione, volevo fare una piccola parentesi sul correttore automatico, perché sì, quello che vi consiglia il correttore automatico sono le parole che usate anche più spesso, quindi fate attenzione a quello, esatto, che dite, perché ci potrebbero, se viene, sai, fuori tipo trisom, ecco. Abbiamo capito come mai. Botti sembra irlandese, ma non è un po' nel gioco a calcio, eh, ecco. No, per niente, no, proprio, no, ma proprio per niente. Botti sembra un irlandese, ma che non ti segue di volta che non ci sei. Questo è il nostro mitico biondo, che siamo contenti di risentire. Ciao, un grande. Po' che non si faceva sentire il nostro mitico biondo, Marco. Aredis, aspetta, che, Botti sembra irlandese, ma che si può sempre pretendere per il fatto di essere un buon soggetto. E poi ci scrive: buongiorno belli, vi auguro una bellissima, una, grazie, divertentissima Reli, diretta. E poi ci scrive ancora: vi aspetto dal mio piccolo laboratorio di restauro. Innovazione, così ci stava per la nostra Relis, ascoltatrice veramente dal primo giorno in cui la radio è nata, praticamente. Il nostro Davide, ricordiamo, conduttore del Ti Odio, ci scrive:
scrive: Botti sembra irlandese, ma non so che fai a casa di mio padre. E ce ne sono tantissimi, ragazzi. Questo gioco funziona da morire. Allora, torniamo sull'argomento di giornata, che erano le truffe, no? Perché le truffe comunque dividono spesso l'opinione pubblica. Sì. C'è chi ritiene che vi sia grande prova di ingegno alle loro spalle. Comunque, organizzare una truffa, tipo una democrazia, cioè, ci è voluto un casino per organizzare casino, una truffa, o una religione, che ne so, pensa, cioè, che roba, è casino, cioè, quella, millenni di storia per fregare le persone. Allora, io ho tirato fuori quella che è un po' una classifica, no? Delle cinque, delle truffe, via. Vai. Sono anche più di cinque. Ma prima te ne devo dire una, sempre. Mi ricordo da ragazzino, ho rubato una merendina al mio compagno di banco. Stai facendo outing? Eh sì, è stata una truffa, perché poi non, cioè, comunque non gliel'ho detto. Ma quello è un furto. No, non è un furto. La truffa richiede un po' di intelligenza, che tu, Botti, mi dispiace. Vabbè, ma io gli ho detto guarda di là, e lui ha guardato, gli ho fregato allora la merendina. È truffa. A tutti gli effetti truffa. Scusa. Come Maria, che dice: io per anni ho messo reggiseno super push up anche se ho due punture di zanzara. Vale come truffa? Vale, assolutamente sì. Sì, direi di sì, non lo so, è una truffa prettamente femminile questa qua. Sì, noi non ne siamo conoscenti. Noi mettiamo come Verdone il cotone nelle mutande prima di andare a Cracovia, te lo ricordate quel film meraviglioso? Bellissimo. Allora, quinta posizione, attenzione, perché in queste cinque posizioni, nella prima sezione di questo argomento truffe, ci sono due calzolai. Ma davvero? Quindi occhio al nostro calzolaio di fiducia, perché non si sa mai, potrebbe truffarci. Divertente, molto divertente la storia di Wilhelm Voigt, calzolaio, che riuscì per lungo tempo a farsi passare per un ufficiale prussiano. Questa storia risale al 1906. Riuscì in questo modo a mettere le mani su ingenti somme di denaro, ma quando venne scoperto rischiò davvero tanto. Eppure credo. Fu salvato dal Kaiser in persona. La sua storia lo aveva divertito oltre. È una storia del Kaiser, possiamo dire chiaramente. Esattamente. Adesso noi ci spostiamo negli anni Ottanta. Ma sì, perché no? Chi ce lo impedisce? Esatto. Nessuno. Abbiamo la macchina del tempo, che oltretutto dopo utilizzeremo per la nostra consueta rubrica. Intorno alle 11 arriva la gente non si ama più. Adesso andiamo negli negli anni 80 ad ascoltarci un pezzo magnifico, Big in Japan, Alphaville. Io non me lo ricordo questo qua, lui non me lo ricordo, la canzone sì, decisamente. We'll be right back.
Good morning. Good morning. Ma allora, io sono curioso di sapere che gel utilizzavano negli anni 80, perché sono andato a cercarmi la foto degli Alphaville, ma erano inguardabili. No, ma il gel dici quello dei capelli? Sì, no? Sì, quello. Ah, quello non lo so io, quello, non li ho mai utilizzati. Allora, Enrico, si parlava di truffe, si parlava di calzolai, sì. E a breve lo chiameremo un calzolaio. Lo chiameremo. Tra l'altro, io vorrei fare un appello a tutti gli esercenti degli esercizi commerciali di ristorazione, bar, di bra, per Good favore. Good morning. Esatto. Potete, cioè anche per osmosi al governo, a Conte, puoi fare un DPCM per favore apposito per Roby Fortunato e vietargli di prendere più di 2 caffè al giorno, cortesemente, perché è un esaurito maledetto. Sì, no, devo piantare. Ma poi la cosa più bella è che con le cuffie lui urla nei fuori onda, canta, urla, cioè non sta fermo un attimo, mamma mia, esaurimento. E vabbè, mi hanno fatto così, mi hanno disegnato così, non è colpa mia, scusa. Ma infatti. Ieri sera a casa con i miei figli, andate a dormire, cioè, sì, con la scimmia, esatto. Allora noi andiamo avanti con i nostri messaggi, caro il mio Fortunato, perché Davide ci scrive, no, l'ho già letto, dobbiamo andare avanti con questo Monica, mi manchi. Contatto che non so chi possa essere. Botti sembra irlandese, ma infatti non è così semplice come fare le cose. Le cose. Grazie, chi è questa? Vediamo. È lei, Giorgia. Ciao Giorgia. Ciao. Poi ci scrive la nostra Anto del mondo del caffè. Ciao Botti... Antonella. Ciao. Botti un caffè. Esatto. No, guai, se c'è il DPCM nuovo. Botti sembra irlandese, ma anche il pesce che si fa in casa con Stefano. Sembra irlandese? Non si capisce. Scusami, che pesce ti fai in casa con Stefano? Stefano è quello, è lui che lavora il al mondo salmone, del caffè. Il salmone. No, piantala con queste accezioni. No, scherzo. Allora, ci scrive il Viscio. Botti sembra irlandese, ma in realtà è un canda pais piemontese. Questa non è casuale. No, infatti non ho capito sto gioco, ma siete grandi. Ah, ecco, non l'ho capito. Spiegato. Ma perché Viscio c'è ancora il Nokia 3320? Sì, può darsi. Lì non c'è neanche il correttore. Poi fa una richiesta, commento che tu hai ignorato, ma io adesso la archivio. Non ce li hai tu i messaggi, scusa. Per dopo. E tra l'altro complimenti per il jingle del numero di telefono, grazie Viscio, l'ho fatto è io. Un brano fantastico che vincerà il Festival di Sanremo 2021. No, se io lo voglio vincere il Festival di Albenga. Tu già vinci detto mille Sanremo, volte. Che non mi interessa Sanremo, è per quelli che c'è, per quelli che se la tirano. Io voglio vincere i Festival del Popolo, capisci? Il Festival di Borghetto Santo Spirito, piuttosto di Ceriale. Esatto, di Ceriale. Quelli sono i festival che quando vinci hai qualcosa da dire. Come quello di Poca Paglia, lo riproporrete? Certamente, tuo zio Giorgio, certamente. Il Festival di Poca Paglia lo riproporremo quando sarà il momento. Adesso è ancora troppo presto. Non ci sono ancora le adesioni, quindi se qualcuno volesse proporsi lo può fare. Sempre il solito numero di telefono. Che è 349-192-7726. Adesso è arrivato il momento di una richiesta. Esatto, e colgo l'occasione per salutare il mio grande amico Daniele. Lo che saluto ci anch'io. Ascolta molto spesso. E lui è un fan degli Zen Circus. E allora mi ha dato un po' di suggerimenti. Noi abbiamo deciso di ascoltare insieme a voi, cari amici radioascoltatori, il brano che si intitola Catene, The Zen Circus. Manca il lieto fine, non c'è una ragione. Anche il mare aperto oggi sembra una prigione. Al telefono qualcuno mi chiede come stai. Rispondo tutto bene anche se non so chi sei. Non trovo gli accordi e neanche le parole. Il tempo viaggia sempre solo in una direzione. Mentre in quella opposta trovi solo le macerie. I vecchi lo sanno bene, lì è meglio non andare. Da quando è morta nonna, sembra una cattiveria. Mio padre è rinato, ha la faccia più serena. Forse la catena che li univa nel dolore si è spezzata fra le onde del loro temporale. Avrei voluto dirle, avrei voluto urlare davanti a tutti quanti in quella stanza d'ospedale che finalmente lì con i vostri al funerale.
senza dare amore. L'ho sempre ricevuto, ma non so contraccambiare. Mi dici ormai da tempo che ci devo lavorare, ma io più ci lavoro, più tu cerchi di scappare. Odiare se stessi per le stesse ragioni che portano i bambini ad odiare i genitori, che portano gli amanti a farsi del male per poi dimenticarsene e ricominciare. Mia madre ha fatto un sogno dove questo signore le diceva di parlarmi prima di morire. Così oggi mi ha scritto, anche se non ci credi ancora, tu sei stato il mio più bel regalo di Natale. Avrei voluto dirle, avrei voluto urlare, che l'ho sempre saputo nonostante il dolore. Anche quando tornavo distrutta da lavorare, so parlare dentro una chitarra, l'ho provato a immaginare. Brown the Rocks, join the club. Oh, Roby, aperitivo? Sì, dai, Checco, in quale posto? Ehi, ragazzi, ce l'ho io il posto. Il posto dove incontrare vecchi e nuovi amici. Vineria, aperitivi, colazioni, bagel. Il posto è a Bra, in via Moffa di Lisio 11. Brasso i 90 con Marco e DJ Manu. Un viaggio nella musica e i locali degli anni 90. Tutti i sabati dalle 16 alle 17. Solo su Brown the Rocks. 3 4 9 1 9 2 7 7 2 6. 3 4 9 1 9 2 7 7 2 6. Brown the Rocks, join the club. Shyness is nice, and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Is nice, and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice, and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening verse to a buck-toothed girl in Luxembourg. Because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. Nature is a language, can't you read?
language can't you read? So ask me, because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. If it's not love, then it's the bomb, then it's the bomb that will bring us together. So ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, oh. Guarda, nel fuori onda è successa una cosa straordinaria che è veramente esilarante. Dopo la racconti, volevo solo dire che stamattina il vermicello nel mio cervello mi ha fatto svegliare con questa canzone degli Smiths che ho voluto farvi ascoltare. Ask, ask, ask. Grazie mille, perché insomma ti sei occupato tu della playlist e non è bella come se l'avessi fatta io, ovviamente. Però dicevamo, c'è passata una signora, eravamo fuori insomma un attimo in pausa e famo, cos'è sto negozio? Che? No, ho detto, è una radio. Ah, io non capisco, ma voi lavorate qua? Sì signora, ma che lavoro fate? Ma io non capisco. Era difficile fargli capire che allora è arrivato il momento della telefonata. Vediamo se ci riusciamo, perché dicevamo prima che, per chi si fosse collegato solo ora, stiamo parlando di truffe. Sì. E ho notato che nelle classifiche delle truffe più famose, storiche, nella storia dei tempi, ci sono parecchi calzolai. E allora noi facciamo che chiamarlo un calzolaio. Vediamo se ci risponde. Se ci risponde il nostro bel calzolaio, cioè, riccioluto. Se lo chiamo magari potrebbe anche rispondere. È riccioluto? Da quando? Sì, c'ha questa barba ricciola, con la barba, mamma brutto, mia, brutti, con le camicie a quadri. Sì. E non cos'è? No, quello è down pen. Ah, eri tu che facevi server non raggiungibile, perché evidentemente il nostro calzolaio utilizza un server. Ah, per forza. Ci riproviamo moderno. Ci riproviamo attraverso WhatsApp, guarda. Intanto se vuoi leggermi dei messaggi, secondo me continua il successo strepitoso del gioco Sputtana Botti, fallo anche tu, è divertente, lo puoi fare da solo o con gli amici, ricordiamoci sempre, non più di 6. Stiamo chiamando? Sì, attenzione. Pronto? Ehi. Pronto? Ehi. Ciao calzolaio. Ma siamo in diretta? Sei in diretta, c'è un rumore di sottofondo, ma sei in diretta. Sì. Ma avevo il telefono che non funziona stamattina, non ricevo. C'è non il server che non funziona, probabilmente, in quel di Strada Fei. Ascolta, tu mi dicevi avere una truffa da raccontare. Ma sì, perché parlavate di calzolai ma che fanno le truffe. Ma maledetti calzolai. Bastardi. Comunque, io, sai, io posso dirlo, sai. Sì, sì, quello, ovvio. Cognizione di causa. No, innanzitutto voglio dire che il fatto di botte irlandese a me dispiace un po', perché io ho solo zii meridionali tutti rossi. No, ma io sono del sud dell'Irlanda, certo. Che ecco. Ah, ok, di Cork. Di esatto, Cork. Bravo, okay. Bravo. Di Cork? Di Cork, no, sì, Cork. Di Cork. Con la R che non si pronuncia. No, dunque, la truffa migliore che ho fatto, oltre a ogni cliente che entra nella mia bottega, esatto. Ma quello si sa, lo si truffa. Quanto all'università provai a dare per la settima volta, forse, l'esame di italiano. Che... No. Dopo 5 anni che provavo a farlo, l'esame di letteratura italiana, che succede? Ho comprato tablet, cavi, a luglio con la felpa, facevo passare auricolari, robe, suggerimenti, niente. Non riuscivo a passare questo esame. La truffa migliore fu studiare. Presi 18, all'orale il professore mi interrogò e mi disse: ma lei sa qualcosa più di quello che l'ho chiesto? E io le ho detto: mi sembra di sì. E lui mi fa: no, gliel'ho detto io, sì. Ma lei deve fare un mestiere un po' stronzo. Ho detto: no, faccio il calzolaio, appunto. Appunto. Vedi? E quindi questa è stata la mia truffa, il fatto di essere... di aver studiato per una volta e se mi è preso dello stronzo. Va bene, no, Checco, niente, noi ti salutiamo, ti aspettiamo. Eh sì, adesso mi ributto a mare appena possibile. Grande. Siamo qua, sono qua, come si chiama?
a Bali Bali lì a, okay. A Bali Bali vicino a Oslo, a Uga Uga vicino a Oslo. Dai. Ciao. Buona puntata. Ciao Checco, buona giornata. Non mi annoiate. Ciao. Ciao, 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 ciao. Ha detto non mi annoiate. Sì, ha fatto bene. Allora noi andiamo avanti con i messaggi perché ce ne sono veramente tantissimi. Botti sembra irlandese ma anche un po' più volte a fine settimana e di sera. Questo è il nostro Giuseppe. Sì, sì, di sera uno è più irlandese. È più irlandese. Enrico sembra un bicchiere di Guinness rossa, ci scrive Moroni, ma secondo la me Guinness non nera. Ha capito bene il gioco, ma questo è normale. Una novità. Moroni che domani mattina sarà qui con noi, non vediamo l'ora. Benissimo, ci scrive il nostro Mario Blu Vertigo, è un messaggio un po' vecchio perché ne sono arrivati talmente tanti che ho dovuto scaglionarli, eh? Scaglionarli con la A, non con la O. Blu Vertigo, sentiti a Verduno nel 1990, cosa sta scrivendo? 1990 e qualche. 97, c'ero anch'io. Ciao boys. Esattamente. Allora, Checco, che abbiamo appena sentito il vinile degli Alphaville, i calzolai sono tutti. C'è un Marco Rock che ha scritto cagatemi stronzi. Sto arrivando Marco perché c'è ancora Giusy che ci scrive: ciao ragazzi, sono al lavoro, mi potete dedicare una canzone per i miei ospiti anni 50? Adesso ci te la trovo io. Esatto. E appunto il cagatemi stronzi che arriva da Marco Rock, sono finalmente giunto a leggere il suo messaggio. Botti sembra irlandese, un rivoluzionario di tempo per il resto del mondo. Allora, vi diamo un'anticipazione. Aspetta, domani mattina... ancora una cosa, scusami, finisco. Mi hanno assunto come tecnico informatico, credo che sia la truffa del secolo per uno che non sa mandare un fax. Questo lo posso confermare. Vi diamo un'anticipazione perché domani mattina questo giochino avrà come protagonista proprio il nostro Marco. Proprio Rock. Il nostro Marco, sì. Perché non è giusto che, cioè, sempre io, sempre Botti, Botti, Botti. Arrivano altri messaggi qua, ragazzi, è veramente... Li leggiamo dopo, dai Enrico, li leggiamo dopo, andiamo con un po' di musica perché sennò tediamo i nostri ascoltatori. Esatto, nel frattempo Giusy, non ti preoccupare perché lo cerchiamo il pezzo, sì, sì, te lo ce l'ho già in mente. Subito. Ce l'ho già in mente. Adesso i Casey Bianchi. From the start we met with a goodbye kiss. I broke my wrist. It all kicked off. You didn't mind, 'cause love's hard to find. La 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 la. Maybe the days we have are gone, living in silence far too long. Open your eyes and what do you see? No more laughs, no more
USA. Ci scrive la nostra Simona: Botti sembra irlandese, ma la puntata di una ragazzina che come stai bene. Grazie, è bellissimo questo. Non ho capito. Vabbè, ma il telefono fa un po' quello che vuole, eh? Ah, questo me ne sto accorgendo. Allora, come hai già preannunciato tu, ci sono due grandi appuntamenti. Uno è quello di domani, dove finalmente non sarò io la il vittima designata del giochino ideato dalla mente vulcanica e geniale di Roberto Fortunato. E tachicardiaca, esatto, di Robby Fortunato. E poi, ragazzi, non vi perdete, La gente non si ama più, che va in onda tra pochissimo. Ma noi dobbiamo accontentare Giusy e tutti gli ospiti, insomma, del posto dove lei sta lavorando, perché ci hanno chiesto una canzone degli anni 50. Questa canzone qua si può anche ballare, perché è un valzerino. Esatto. E anche io ogni tanto lo suono, storpiandolo naturalmente, con il mio grandissimo amico Roncea, e ogni tanto lo ballano. Quindi chissà, potrebbe essere magari un'idea. Magari sì. Prima però di ascoltarcela, ti dico che alla quarta posizione delle truffe un po' più storiche, quelle più importanti della storia, nel 1817 May Baker è un genio della truffa. Ebbene, la donna riuscì a farsi passare per una principessa di una lontana isola dell'Oceano Indiano. Brava. Un po' come tu che ti fai passare come un principe irlandese. No, io non sono principe, io sono il re. Scusi, il principe lo dice a qualcun altro. Scusami. È passata alla storia questa May Baker come la Caribou Princess. Caribou. Raccontò di essere stata rapita dai pirati e di essersene poi scappata. In questo modo riuscì a vivere nel lusso per molti anni. Poi la verità venne a galla: May Baker era la geniale figlia di un semplice calzolaio. Vedi, tutto torna. Siamo di nuovo lì. Allora, chi è che aveva fatto la richiesta degli La nostra Giusy. E allora sentite qua. Questa qua la balliamo e la cantiamo, perché era anche un coro da stadio questo. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Sera, sera, whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Que sera. Speriamo di aver fatto contenta Giusy e i suoi ospiti, mentre Checco, giustamente, che è uno che di musica se ne intende, fa un'osservazione più che legittima: come sfigurano i Casebian prima del jingle Botti. Giustissimo. assolutamente sì, sono d'accordo con te. Andiamo avanti con un'altra, la terza posizione, che poi è anche un po' la mia preferita, perché delle truffe, stiamo parlando di truffe storiche, perché tutti quanti ci ricordiamo il film in cui Totò, nelle parti di un truffatore, riesce a vendere la fontana di Trevi ad un ignaro turista. È anche un po' stupido, aggiungerei. Io mi ricordo anche un Lino Banfi che vende, non mi ricordo se Palazzo Venezia a Roma o comunque un palazzo storico di Venezia. Non me lo ricordo, sinceramente. Tu guardavi solo Edwidge Fenech. Sì, esatto, che è nata a Bona. E c'è una celeberrima battuta di Corrado, che insomma c'è anche su YouTube, dove ironizza su questo fatto qua, come solo lui sapeva fare. Fantastico Corrado. Allora, ebbene, abbiamo questo Victor Lustig, che nel 1925, lui è uno dei più grandi truffatori della storia, perché riuscì a vendere la Torre Eiffel.
Ah, a chi? Allora, colui che l'acquistò, dopo essersi reso conto del raggiro, non denunciò neanche Lustig per paura di fare una grande figuraccia nell'ambiente ma dei commercianti di metallo. Grandissimo, grandissimo. Che figura veramente di merda è. Ho comprato la Tour Eiffel. Oh, bravo, è arrivato. È un po' come Moroni che diceva che il tizio arrivava al bar e diceva di essersi praticato l'autofellazio. Ecco, non possiamo, non possiamo non parlare di Roma, visto che abbiamo parlato della Fontana di Trevi e di Palazzo Venezia, senza citare il grandissimo Antonello Venditti. Eh beh, per forza. L'Antonellone nazionale. Questo, no, questo è un altro che farebbe un incipit di questo genere. Però vi svegliamo, perché probabilmente ci sarà una rubrica che partirà domani o al più tardi venerdì. Me lo auguro. Molto molto divertente e che vedremo chi di voi conosce, insomma, riesce a capire chi questi è personaggi. Il personaggio in questione. Il personaggio più la sua spalla, esatto. Chiamiamola col suo nome. Una bella spalla, una poderosa, bella, bella poderosa. Direttamente dalla Maremma. Esatto, proprio in quella zona lì dove pare che, insomma, ci sia molto divertimento. Molte casalinghe, esatto. Va bene. Andiamo avanti, dicevamo Antonello Venditti, pezzo di Antonello Venditti, Antonello Venditti. Non è difficile, palindromo, Robby. È palindromo. Esatto, Venditti una crozza su per Luca Nuni. E poi rimanete sintonizzati, perché dopo la pausa arriva la nostra rubrica dedicata all'amore. Yes. Quell'amore che ormai andiamo a scovare nei tempi andati, esatto, nel passato, con la perché nostra la macchina del tempo. Più. Eravamo 34, quelli della terza E, tutti belli ed eleganti tranne me. Era l'anno dei mondiali, quelli del 66. La regina d'Inghilterra era Pelé. Sta crescendo come il vento questa vita mia. Sta crescendo questa smania che mi porta via. Sta crescendo, oh, come me. Eravamo 34, quelli della terza E, sconosciuto il mio futuro dentro me, e mio padre una montagna troppo alta da scalare, nel paese una coscienza popolare. Sta crescendo come il vento questa vita mia. Sta crescendo questa rabbia che mi porta via. Sta crescendo, oh, come me. La giovane Italia cantava e ia ia Cesare. Eravamo 34, adesso non ci siamo più, e seduto in questo banco ci sei tu. Era l'anno dei mondiali, quelli dell'86. Paolo Rossi era un ragazzo come noi. Sta crescendo come il vento questa vita tua. Sta crescendo questa rabbia che ti porta via. Sta crescendo, oh, oh.
è lontana, partiamo, viva la libertà. Tu come stai? Ragazzo dell'86, coraggio di quei giorni miei, coscienza, voglia e malattia di una canzone ancora. Ancora mia, yeah. Nasce qui da te, qui davanti a te, Giulio Cesare. Il mattino dopo mi ritrovai coi piedi per terra, affrontando il solito dilemma. Un armadio pieno di vestiti e niente da mettere. Quelli che lo stile. Ogni venerdì, dalle ore 18, su Radio Brown The Rocks. Perché del resto, è sempre una questione di stile.
11:05, questa è Good Morning Bra e io sono Roby in compagnia di Botti. Cos'è quel mezzo sorriso? Mezzo sorriso perché non riesco a farlo tutto. Ah, ok, quando sei davanti a me. No, perché sto pensando alla diatriba della ieri, della sì, sì. Che se sarai stato 10 giorni a rodere veramente per dire, no, no, l'ho spiegato, che tu avessi l'ho ragione. Spiegato, è stata una cosa casuale. Ma adesso è arrivato il momento che tutti stiamo e stavamo aspettando. Allora, io ho tirato fuori dal nostro magazzino la nostra macchina del tempo della Geberit. Esatto, no, è Indesit. Indesit, ma sì, ce l'hanno sostituita. Sì, no, perché funzionava, non funzionava bene. C'è andato la macchina del tempo problema, sostitutiva. Sì. Quindi allora dobbiamo impostare la data sul 1918 e partiamo perché è arrivato il momento della nostra rubrica dedicata all'amore. La gente, esatto, non si ama più. Allora facciamo partire la macchina del tempo. Sei pronto, Botti? Prontissimo, aspetta che metto il casco. Ma fa freddo che fa sempre questa macchina del tempo. La gente non si ama più. Non ci sono più innamorati. La gente non si ama più. Perché c'è pochi innamorati. Che c'è pochi innamorati. Mamma mia, a me sti viaggi nel tempo mi sconquassano, ma tutto lo stomaco. Non possiamo installare una ventola di riscaldamento perché fa un freddo, freddo. Del, so. Allora, dove siamo qua? Siamo a New York, New York. 1918, appena sì, finita la guerra. Guarda, esatto, guarda com'è la situazione. Però la gente qua sembra che abbia voglia di rinascita, di sì, divertirsi, esatto, di amarsi. Sì. Guarda, passavo adesso, no, davanti a un centro, a un ufficio in cui Margaret Benedict Owen ha appena fissato il record mondiale di velocità alla macchina da scrivere. Margherita Benedetta Forno. 170, ecco, parole in un minuto su una macchina manuale, una macchina da scrivere. Però noi siamo anche per smascherare, sì, un falso storico. Svegliamo da canto. Perché c'era Caterina di Poca Paglia che era arrivata in finale con la Owen. Però è stata distratta da un tizio che voleva vendergli le rose, se no avrebbe vinto lei. Esatto. Ha fatto ricorso, ma non è stato accettato. Sì, 165 le parole digitate dalla nostra Caterina? Sì, chiama? Caterina di Poca Paglia. Caterina di Poca, sì, off Poca Paglia, perché siamo a New York. Esatto, quindi... no, però lei era tra le migliori, no? Aveva una velocità incredibile. Perché durante la guerra scriveva le lettere, okay, capito. E quindi capito. Allora è stata chiamata, però appunto è stata distratta sul più bello da un individuo che con le rose, "Ui rose, ui rose", più. Lei ha perso per una battuta, ragazzi. Pensa, pazzesco, incredibile. Pazzesco. Altrimenti avremmo noi qui vicino a casa nostra la detentrice di questo record imbattuto, oltretutto imbattuto, perché poi le macchine da scrivere sono sparite. Infatti, molto semplicemente. Per questo motivo qua, quindi purtroppo ci troviamo di nuovo a commentare un falso storico. E comunque a verificare il fatto che anche nel passato l'amore ha causato dei guai, ha causato dei danni. Perché comunque sarebbe stata una grande soddisfazione avere un'italiana, oltretutto delle nostre zone, vincitrice, insomma detentrice del record. Di un record di questo tipo. Quindi dobbiamo appurare il fatto che l'amore va al di là del tempo che scorre, dello, esatto, spazio-tempo universale, delle teorie dell'universo. Perché anche nel passato la gente non si amava. Non si amava. Adesso noi torniamo ai nostri tempi. Torniamo ai nostri tempi. Io mi metto il cappotto perché so già che devo fare di nuovo il viaggio di ritorno. Coming 2020. Adesso dobbiamo tornare a Bra. Stato al 2020. Nel 2020. Andiamo. Mamma mia, fa un freddo pazzesco dentro sta Indesi. La gente non si ama più. Non ci sono più innamorati. La gente non si ama più. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. Perché c'è pochi innamorati. Innamorati. Splendido, splendente. L'ha scritto anche il giornale. Io ci credo ciecamente. Onestatico d'affetto, io avrò una faccia nuova grazie a un bisturi perfetto. Invitante, tagliente, splendido, splendente, pazzo.
Messaggi, Enrico? Sì, arriva un messaggio da Satana. In questo istante. Ciao Satana, è un nuovo radioascoltatore. Ciao Satana. Siamo contenti di avere anche queste personalità che ci ascoltano. Perché calduccio. Sì, fa caldo. Voglio ricordarvi che terremoti, alluvioni, carestie e pandemie sono compito di Dio. Io mi occupo prevalentemente di sesso prematrimoniale e musica. Grazie, signor Satana. Grazie, ma io, la maggior parte di noi queste cose le sa. Torniamo al nostro argomento di giornata, le truffe. Perché? Perché le truffe più comuni dei giorni nostri sono quelle online. Sì, infatti. Tu sai cos'è il phishing? Il phishing è quando peschi e non trovi niente. E dici, tu torni a casa, tua moglie fa, ma non hai trovato niente. No, mi è andato male il phishing, cara. E niente, ci mangiamo il minestrone allora. No, te lo spiego io. Il phishing è una delle truffe online più diffuse. Nel 2016 il phishing ha persino fatto deragliare la candidatura presidenziale di Hillary Clinton. Pensa, e ci ha lasciato poco. Trump. Insomma, è stato comunque un bel phishing. Cioè, un bel phishing, come si suol dire riguardo il pesce, dalla padella alla brace. Il phishing, quando ha successo, induce l'utente a consegnare inconsapevolmente le proprie password al truffatore. Eccolo qua. Spesso attraverso email dall'aspetto professionale che fingono di provenire da aziende affidabili. Il risultato del giochino è generalmente l'acquisizione di informazioni personali, come i numeri di carta di credito e dei documenti. Ma scusa, allora noi della radio che ci è arrivata la mail della Indesit per la macchina del tempo la dobbiamo fare attenzione, affidabile. Controllate sempre molto bene. Allora, da informatico quale sono, vi do un consiglio: quando ricevete una mail fate clic col tasto destro sul contatto, così individuate se la mail ha un indirizzo un po' strano o no, la per esempio proprietà, se vedete 100% di Alex Magni @stecco.it, perché potrebbe essere esatto, una truffa. Ma una delle truffe principe, a proposito di principi, è proprio un principe che viene citato in questa truffa, è quella del principe nigeriano. Ah sì, l'ho sentita questa. Tutti quanti avranno ricevuto questa mail in cui c'è questo principe nigeriano che ha questi milioni di euro, un sacco di soldi. Ha scelto proprio te. Esatto, guarda che culo, che cioè, è proprio una bella giornata oggi. Sì, è una truffa che viene alla ribalta già dagli anni 90, quindi dai primi giorni di internet. La premessa è semplice: ricevi una mail, all'interno del messaggio un principe nigeriano o comunque un investitore, un funzionario governativo, un ambasciatore, ricordo di averne ricevute di ambasciatori, ti offre l'opportunità di lucrosi guadagni finanziari. Esatto. Dov'è la trappola? La trappola è che in Nigeria non ci sono principi. No, la trappola almeno tranne uno, che è il generale Potuto. Ricordiamolo, sì, esatto. Sempre il nostro ascoltatore. Salutiamo, ciao Potuto. Generale Potuto. Allora, la trappola qual è? È quella di pagare una piccola parte dell'importo in anticipo o consegnare le informazioni del tuo conto bancario. Secondo un articolo su Wired del 2018, la cospirazione è cresciuta in termini di sofisticazione, risultando in milioni di dollari in truffe. Pazzesco. Milioni di dollari. Ragazzi, cioè, qua mica noccioline. No, oltretutto, dal punto di vista tecnico, questi malware o spyware che ti vengono instillati e installati nei tuoi computer non sono così sofisticati dal punto di vista tecnico. No. Ma dietro c'è un'ingegneria social e la creazione di truffe molto agili e veloci che vanno a colpire soprattutto coloro che magari non hanno molta dimestichezza. Esatto. Poi ci sono con l'ambiente informatico. Sai, tutte le truffe sentimentali, le truffe erotiche anche, perché sai, cioè, ah sì? Sono truffe quelle? Sì, nel senso che cioè, magari ti contatta una ragazza, no? E dici, dai, ci vediamo in webcam, I want to fuck with you, tutte queste cose qua che ti dicono. Ah, non sono vere quelle lì. No, e poi invece ti rubano il video, tu magari sai, fai una roba che non dovresti fare e ti minacciano di sputtanarti su tutti i social, su YouTube, sui vari, insomma,
canali. Pensavo delle... fossero tutte reali quelle tipe lì. Ah, sicuramente, certo. Solo che a me non piacciono, tutte bruttine, quindi per quello non ho mai accettato questi inviti. Ma ti consiglio di non farlo. Comunque anche le truffe sentimentali, no? Ne parla spesso la trasmissione. La D'Urso? Chi l'ha visto? Ah, no, pensavo. Dove ci sono degli uomini, soprattutto uomini, ma anche donne, che insomma circuiscono la vittima e poi si iniziano a far dare dei soldini mica da ridere, eh? E questi li danno. Vedi. Un'altra truffa molto popolare è la frode sui biglietti a proposito di concerti o di eventi. Quindi i consumatori vengono indotti a comprare biglietti falsi per eventi sportivi, concerti e altri eventi. Gli scammer, si chiamano così queste truffe, di solito puntano a eventi di alto profilo, i cui, certo, biglietti probabilmente vanno esauriti, in modo che comunque tu ne trovi uno e dici: oh, ho trovato il biglietto di Gigi D'Alessio. No, a me è successo quando ho fatto un concerto a Carnegie Hall. Ricordo perfettamente che c'era un fan che mi ha scritto che era stato truffato. Ho detto: non ti preoccupare, sistemiamo subito tutto. Gli ho dato 10.000 euro, l'ho fatto star zitto, sto morto di fame. Cioè, è andata così. E invece una delle truffe più recenti, ma non tanto da ridere, sono i ransomware. Quelli sì, quelli sono molto pericolosi. Lì fate molto attenzione, qua arrivano prevalentemente via email. Tu ricevi un file .pdf, .zip, .doc e cerchi di aprirlo. Nel momento che lo apri, tutti i tuoi dati vengono criptati. Tutti, proprio. Tutti. Compresa la lunghezza del polpaccio. Sì, cioè, per la dire... foto che hai mandato alla tipa del polpaccio. Esatto, dell'alluce. Tutti i tuoi dati vengono criptati. La password è impossibile da scovare, perché per trovare questa password tu devi pagare. Esatto, per riavere le cose che sono tue. Esatto, in Bitcoin, solitamente, perché così non sono tracciabili. E molte aziende, era stato famoso il caso di Atlanta, proprio del governo di Atlanta, che era stato colpito da un attacco ransomware nel 2018 ed è costato alla città più di 2,6 milioni di dollari il riscatto. Infatti ransomware non vuol dire riscatto? Sì, ransomware. Esattamente, bravo Enrico. Quindi fate molta attenzione, soprattutto quando andate in giro sui siti quelli, esatto, un po' così. Cari amici sporcaccioni di tutta Italia e non solo, fate attenzione, perché insomma è lì, credo che sia il terreno più fertile, no? per chi fa il truffatore. La soluzione è una, quella di ascoltare la radio. Esatto. Da previsione si erano sbagliati. Questa cover dei President of the United States. I heard you on my wireless back in 52, lying awake intent and tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene. Independent.
10:22, questa è Radio Brown the Rocks, questa è Good Morning Bra, io sono Roby in compagnia di Botti, siete all'ascolto ormai dalle 10 di questa mattina, come tutti i giorni, dal martedì al venerdì. Oggi è mercoledì, Enrico, e cosa abbiamo quest'oggi di programmi? Facciamo una piccola carrellata, che lo dici? Lo so, vorrei che lo dicessi tu, perché io stavo leggendo una notizia molto molto simpatica. Allora, adesso ti dico i programmi di quest'oggi, perché alle 14 torna Piccolo Spazio Pubblicità insieme a Castellano Assicurazioni, sarà qui con me Paolo, vi parleremo un po' dell'ambiente assicurazioni, visto che comunque si parla quest'oggi di truffe, vedremo se anche in campo assicurativo si può fare in modo di non essere magari ingannati, perché sovente sono molto famose, no, le truffe alle assicurazioni, quindi col tempo queste cose sono un po' diminuite, ma ai tempi anche senza temporale, quando si guastava il cancello automatico, immediatamente si guastavano televisione, lavatrice, macchina del tempo, lavastoviglie e qualsiasi, il phone, il tostapane, e quindi vedremo quello. Alle 17 Rock Kitchen, il nostro programma di rock e cucina insieme a Nadia e Maurizio. Alle 18 torna la nostra splendida voce di Radio Brown the Rocks, cioè Nicla con Brown the Road. Quest'oggi chissà dove ci porterà, a Somma Riva Bosco? Dove chi ci lo porterà? Sa, non lo so, non... a Salmur? Dovete fare altro che seguire la puntata per scoprirlo. Esattamente, questa sera torna il Ti Odio. Adesso Gianluca mi manda sempre in confusione, perché il programma che va in onda ogni 15 giorni o Listomania o Ti Odio. Stasera dovrebbe esserci il Ti Odio e domani mattina saremo di nuovo qui con Good Morning Bra insieme a me, Enrico e il buon Moroni. Non esatto. vediamo l'ora. Dicevi, avevi una notizia. Allora, se io ti parlo di Milena Mastromarino, ti viene in mente qualcosa? Aspetta che cerco la mia rubrica. Allora ti dico Malena la Pugliese. Ah, Malena già mi dice qualcosa. Allora, di Malena la Pugliese è una, la nuova promessa del porno, insomma, scoperta da Rocco Siffredi, ma negli anni 80. No, recentissimo, ma non sanno forse molti che lei è stata anche delegata del PD prima di cambiare vita, ed è insomma una studentessa brillante è stata. Però la cosa bella è che c'è un post su Facebook fantastico: Milena Mastromarino da delegata del PD a Pornostar. La famiglia in forte imbarazzo, non sapevamo militasse nel PD. Mi ha fatto sorridere questa notizia. Questa è molto bella. Andiamo avanti con un pochettino di musica per l'ultima mezz'ora di Good Morning Bra. Ti faccio sentire, Enrico, una versione del brano famosissimo dei Clash, Rock the Casbah, in una versione un po' più arabeggiante. Questo è Rashid Taha. Si legge così, Rashid Taha, molto amico del generale Potuto. Credo di sì. قال البوكي مان من هذا الرقا بركلو وش هذا الفوضى بتروب صحرا يسيل الشيخ يسوق الكادياك رعبت في السنتر فيل كان دبنا ولا حنش استنى في راس المال صوت القصبة صوت القصبة ليهبه
شويه وخدوا الطيارات وطلقوا البومبات على الناس المجرمين ونكروا كان السلطات طلعوا في الطيارات وفي العيد سمعوا club. Nove dentisti su 10 consigliano. E il decimo? Dicevo, 9 dentisti su 10 consigliano. Sì, ma il decimo? Lasciami finire. 9 dentisti su 10 consigliano. Il decimo ti risolve il problema. Lo studio dentistico del dottor Bracciotti, medico specialista, è in via Vittorio Emanuele 36 a Bra. Ed è lui il decimo. Lo sportivo di lusso, tutti i lunedì dalle 17 alle 18 in diretta su Bra on the Rocks. Finalmente il programma sportivo della nostra web radio. Mi raccomando, sintonizzatevi. Radio Bra on the Rocks. Scarica l'app oppure seguici su www.braontherocks.it, su Spotify e da ora anche su Spreaker. Radio Bra on the Rocks, la tua radio. I don't have love this year.
siamo giunti alle 11:33 minuti. Allora, vi aiutiamo un attimo a non farvi ingannare dai truffatori. Perché, allora, la caratteristica principale del tipico comportamento del truffatore o della truffatrice è quello che praticamente tentano di disorientare la loro vittima, di convincerla e spesso di isolarla o di perseguitarla per ingannarla. Le situazioni in cui si mette in atto una truffa sono quelle per cui la vittima è affetta magari dall'avidità, dall'ingenuità, dall'ignoranza, la cocciutaggine o l'arroganza. Esatto. E lì si è molto più vittime. Giusto. Se si è irlandesi, ad esempio, no. No. A proposito di irlandesi, se non erro, c'è ancora un messaggio. Ricordiamo il giochino, perché magari tanti si sono collegati più tardi questa mattina. Il giochino è questo: bisogna scrivere un messaggio al 349-192-7726 che cominci con Botti sembra irlandese ma. E poi per 10 volte digitare il consiglio che ci dà il correttore automatico praticamente. Sentiamo. È così come ha fatto Graziano, che scrive: Botti sembra irlandese ma non so quando si parla della sua vocina di Cuneo. Ah, praticamente vuol dire che quando ti viene fuori l'accento cuneese, esatto, lì non sembri più tanto irlandese. No, non tanto, ne sembri più Nicola Brizio. Vado al mercato di Cork a comprare un po' di pesce, un po' di aglio che lo fa bagno cauda col merluzzo norvegese, tipico piatto irlandese. Come lo manda un mio amico, e allora io faccio tutto. Va bene. Allora, quindi mi raccomando, non fatevi truffare. Questo è un consiglio che vi diamo. Fate molta attenzione, soprattutto online, anche perché le fake news, ad esempio, sono un modo per truffare la gente, no? Perché molte volte è capitato in passato, soprattutto parlando di truffe finanziarie e soprattutto di valute, quelle tipo i Bitcoin, che sono state date false notizie, false morti, in modo che la valuta crollasse e poi nel momento in cui questo personaggio risultava invece essere vivo e vegeto, la stessa valuta prendeva valore, e quindi in quel momento lì si creava quella speculazione finanziaria alla quale tutti ormai siamo abituati da anni. Esatto. Oltretutto, speculazione contiene un termine che ti fa proprio capire che sei stato inculato. È lo spec, ovviamente, che insomma, c'è a chi piace, c'è a chi piace un po' di meno. Enrico, allora, è arrivato il tuo momento. Sì, ascoltare un brano tratto dall'album di Mark Knopfler, l'ultimo suo lavoro, che risale a 2 anni fa, ovvero del 2018. E il disco è Down the Road Wherever. E il brano è molto molto bello. Un brano d'atmosfera dove Knopfler, secondo me, assurge di nuovo le sue capacità chitarristiche dei Dire Straits. Ed è My Back on Roll il brano in questione. È un brano, come già detto, d'atmosfera. Quindi adatto per Luga. Esatto. Va benissimo. Calice di vino e Mark Knopfler. Esatto. Una bella pausa Moroni e ci sentiamo My Back on Roll. I never got the elbow, just telling you before you go, only telling you just so you know. I never got the elbow, I slung it in, added up to you. I just pulled the pin, went and had a beer. I used to love a bit of folding, just for getting by. I wanted cash, now that's out of date, and so am I, this pie and mash. Excuse me. Have you got my room, my room, my bacon room? The time they took us bowling, what was that about? I thought, what a joke. I just went out and had a smoke. Then the white water rafting, just some know-it-all with the new regime, there to show us all how to build a team. He says, what do you think we're doing? I said, don't ask me, I've no idea. They all laughed at that,
that was pretty funny, actually. Excuse me, excuse me. Have you got my room, my room, my bacon room? Have you got my room, my room, my bacon room? I could order you a toasty just like that one there, all the same, in plain white bread. When you're dealing with a toasty, what do you prefer? Brown or red? Got the elbow, just telling you before you go, only telling you just so you know. Bilancio, questo secondo me è uno dei pezzi più belli che ho ascoltato negli ultimi anni. È veramente un pezzo di una finezza incredibile, dove comunque il grande cantante e chitarrista di Dire Straits confermo mostra una voce molto più profonda rispetto forse a chi si ricorda della sua militanza nei mitici Dire Straits. Era più luminosa, no? Era esatto, più, quindi anche invecchiando, insomma. Mark Knopfler, tra l'altro, personaggio molto molto simpatico nella vita reale. È conosciuto? No, però ho letto alcune cose. Ti ha chiesto di sposarlo su Instagram? No, assolutamente no, no. Mi ha chiesto di fare un duetto con lui. Mi ha detto: Mark, scusa, io lavoro. Versami 5.000 euro che pago la SIAE e facciamo un duetto. Gli ho detto: no, Mark, io lavoro in radio, non c'ho tempo. Tu fai i tuoi tour mondiali. Lasciami, io devo stare qua. E no, finendo il discorso, è veramente un pezzo d'atmosfera fantastico. Quindi, tornando sull'argomento di Uga, trattato ieri, secondo me, se vi mettete questo brano durante il vostro bel aperitivo alla sera. Era con un cuscino basso, buon calice di vino, fate un viaggio pazzesco. Una copertina, copertina bella calda, spessa, una posizione comoda. Mi raccomando, le coperte non lavatele ogni tanto, perché poi dopo un po'. I consigli di Roby Fortunato, no, così, sai, non si sa mai. Adesso che arriva l'inverno, bisogna comunque provvedere, esattamente. Noi giungiamo alle 11.45 quasi, perché sono le 11.43 e siamo molto contenti perché insieme a voi, cari amici radioascoltatori, il tempo vola, vola colomba bianca, vola, come diceva una vecchia canzone degli anni 50. Non ricordo di chi fosse quella canzone lì. Nilla Pizzi. A questo proposito vogliamo ringraziare ancora Giusy, che ci ha scritto che insomma gli ospiti hanno apprezzato e la prossima volta ci manda un video. No, guarda, non vediamo l'ora. Tu chiedici una canzone che i tuoi ospiti ovviamente volessero ballare e noi provvederemo sicuramente a farvela ascoltare. Ci teniamo particolare, anzi ne approfittiamo per salutarli tutti quanti. Un abbraccio, esatto, enorme a coloro che ovviamente magari sono adesso anche in una situazione più preoccupante, no? Rispetto a noi, dovuta al coronavirus. Anzi, io mi affianco a questa tua frase ricordando a tutti l'uso delle mascherine. Affiancati a un metro di distanza, esatto, bravo. L'uso delle mascherine, e vi convinco io in una semplice maniera. Vai. Dicendovi che nel caso
veniste ricoverati, il vostro telefonino verrà dato a vostra moglie o vostro marito. Quindi vi conviene utilizzare la mascherina, ok? Giustissimo, giustissimo Roby. Scusa, voce, come abbassamento di voce che vado subito a correggere, vedete adesso sono ritornato. Pazzesco, come, perché noi abbiamo gli strumenti tecnologici qua per correggere la voce. Esatto. Il pungolo si chiama. È il pungolo, che è un pulsante irlandese che non vi dico dove è posizionato perché è in una parte un po' particolare. Molto appuntito nel caso. Molto appuntito tuo. E nel caso venga schiacciato subito si riacquista la voce di prima. Come un brufolo. Esatto, proprio così. Up. I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. And all the kids they dance, all the kids all night. Until Monday morning feels another life. I turn the music up, I'm on a world aside. The hammer is inside. Buongiorno, un caffè per favore. Facile dire un caffè. Qui al mondo del caffè abbiamo tantissime miscele e tipologie di caffè: Stradivari, Costa Rica, filtro americano e tanti altri. Wow, ma allora ogni giorno ne voglio assaggiare uno diverso. Scegli il tuo caffè. Il mondo del caffè è a Bra, in Corso Garibaldi 38.
tesoro, ma un locale vicino vicino per un buon aperitivo? Certo, cara. Vicino e divino. Personal sommelier, vasta scelta di curiosi vini al bicchiere, accompagnati da stuzzicherie che ti sorprenderanno. Vicino Divino è a Bra, in via Cavour 43, ma è anche sul web. Acquista online su www.vicinodivino.it. Ottima scelta, caro. Avevi proprio ragione. E sai che ti dico? Prendo anche un paio di bottiglie da bere stasera con gli amici. Ah sì? Allora per me una bottiglia di champagne. Ma non ti dico con chi la bevo. Lunedì Film. Tutti i lunedì dalle 18 alle 19. Il programma condotto da Eddie e Checco. Si parlerà di cinema, film, di registi, attori e tant'altro. Perciò non perdete il Lunedì Film tutti i lunedì dalle 18 alle 19. Brown the Rocks. Join the club. Enrico, tu sai che cos'è lo schema Ponzi? Assolutamente no. Va bene, bene, lo sapevo, immaginavo. Allora, lo schema Ponzi è ovviamente inventato da un immigrato italiano. È facile parlare col computer davanti. Questo anche vero, ma tu ne hai ben due davanti. Lo so, ma se non mi dici prima di cosa si parla, come cacchio faccio? Questo anche vero. Questo anche vero. Allora, un immigrato italiano degli inizi del Novecento si chiamava proprio Ponzi, da qui prende il nome lo schema Ponzi. Lo schema Ponzi è un altro. Quello è un altro. Però siccome anche lui andava in giro col giubbotto di pelle, faceva yeah. Allora, praticamente cosa consiste lo schema Ponzi, che è quello che ha utilizzato Bernie Madoff nel 2008 in questa truffa che miliardi di dollari che è valsa miliardi di dollari, poi è stato beccato ovviamente, promettere rendimenti più elevati rispetto alla concorrenza, ma non di troppo, in modo di ricevere fiducia dagli investitori. Poi cosa faceva lui? Pagava gli interessi con i depositi dei nuovi arrivati, ok? Hola. Fino al punto che ovviamente poi non c'era poi il pagamento delle rendite, superava i depositi che arrivavano da nuovi clienti, quindi non poteva più pagare, è stato poi beccato e tutto. E quindi ci ricolleghiamo al discorso delle truffe finanziarie, che sono un pochettino il fine ultimo e poi sempre truffa finanziaria, in fin dei conti. E proprio qui a Bra, qualche giorno fa, subito dopo la storia del cappuccino, C'è una bella notiziola: Bra prestiti usurai con tasse fino al 2500%. Cioè, io che ieri ti ho prestato 2 euro, mi devi dare 5.000 euro. Una roba allucinante. Praticamente indietro. Agli arresti dipendente infedele di una finanziaria, per quello che riguarda la città di Bra, mentre invece gli altri arresti riguardano il torinese, insomma, altre zone. Non vogliamo fare il nome della finanziaria in questione, però insomma
c'è stato un arresto anche qua nella nostra città, che non si fa mancare mai nulla. Non succede mai niente, Bra. Non succede mai niente. Di tutto e di più. E quindi c'è anche questa cosa. Infatti qua, Bra di tutto di più. Bra di tutto di più. Non a caso. Non ci smentiamo. Secondo me è proprio Enrico Sunda che... Non lo so, no, è un po' che non lo sentiamo e, insomma, no, io lo sento, l'ho sentito giusto l'altro giorno. Ma secondo me è lui che con questo gruppo ha instillato la voglia di Enrico, fare. Enrico ci manchi, fatti sentire ogni tanto, non scrivi, non parli, non fai niente. L'hai preso cappuccino stamattina, Enrico? Certo, si vede, un po' stanco. Si vede. Arriva un altro messaggio dalla nostra Monica. Botti sembra irlandese, ma mi dispiace per garantire tene. Ragazzi, tenè, cosa vuol dire? Finale, tenè. Che cos'è, Monica? Ma mi dispiace. Ah, per... ne è l'accezione piemontese. Tenè? Per ne? Garantire te. Ne? Può darsi, può darsi. Probabilmente quello. Benissimo, il gioco ha avuto un successo strepitoso. Ci aspettavamo. Domani, come ricordato, ci sarà un altro gioco che concerne invece il nostro mitico Marco. Il gioco è lo stesso. Cambia il soggetto. Cambia il soggetto, esatto. Il soggetto è. Ne vedremo delle belle. Esatto, come si esatto. Dire. Come ci andiamo ad ascoltare una bella canzone di PJ Harvey, Long Snake Moon. Yeah.
seguiamo anche PJ Harvey, sì, tanto noi siamo abituati. Bello questo disco dove lei tra l'altro usa il distorsore alla voce per tutti, quasi tutti i pezzi. Bel disco. Bello, molto 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 bello. Siamo arrivati alla fine di questa ennesima, possiamo definirla così, puntata di Assolutamente Good Morning, sì, Bra. Così è. Così è, noi vi diamo appuntamento a domani mattina. Ricordiamo che alle 14 quest'oggi piccolo spazio pubblicità con Castellano Assicurazioni, alle 17 Rock Kitchen, alle 18 Brown the Road e in serata Il Ti Odio con Gianluca, Davide ed Eric. Per oggi è tutto, ci siamo divertiti, speriamo di avervi tenuto compagnia come si deve. Al nostro numero, che adesso ve lo ricordiamo ancora una volta prima di chiudere la trasmissione subito dopo la sigla, perché questo jingle spacca, spacca di brutto. Puoi vi auguriamo dirlo. Buon appetito, buona giornata, buon pomeriggio, ci risentiamo, mi raccomando, domani mattina tutti presenti, perché sì, c'è il Moroni. Moroni, e probabilmente ci sarà anche un tutorial su come fare dei lavoretti in casa da questo, esatto, nuovo personaggio che ci spero proviamo, che vi ci abbia proviamo un po' stuzzicato la fantasia. Esatto, speriamo di riuscire a farvelo ascoltare. Per oggi è tutto, non ci resta che mandare la sigla. Ciao. Ciao. Good morning. Bra.